Sì, che è riuscito per discarica la settimana scorsa. Ce l'hai qui? Ce l'ho qui, ce l'ho nella stanza. C'è comunque disponibile, sia il banchetto, poi anche delle copie comunque con me. Ed è un progetto incentrato sulla composizione di nuovi pezzi scritti da autori contemporanei in omaggio a Rossini. Da dove nasce questo progetto? Nasce sostanzialmente per un concerto alla Cinepro Festival di Pesaro, dove questi pezzi sono stati presentati in prima esecuzione. Da chi? Da me. No, chiaramente l'idea è venuta fuori soprattutto in un colloquio con Alberto Azzetta, direttore artistico del festival, in cui si parlava della possibilità di fare un concerto mio per chitarra sola all'interno del festival, che di solito ospita un altro genere di musica, appunto, sono la forma canonica, tre opere in forma scenica all'anno, in forma di concerto e poi vari concerti, cantando Flora, Spires, queste sono le cose che fanno di solito. E io ho proposto questo concerto con chitarra e lui mi ha detto va bene, però non fare una cosa museale, cerca di inventarti qualcosa di nuovo. Allora ho pensato subito che si poteva cercare la collaborazione con dei compositori, su cui mi ha poi anche indirizzato il maestro Bonaguri, con cui ho studiato molti anni, che era molto attivo nella produzione di nuova musica, di nuovi compositori che avessero intenzione di rileggere, di interiorizzare, di personalizzare alcune delle pagine più o meno famose di Rossini, perché alcuni pezzi sono scritti prendendo spunto da parti famose delle opere di Rossini, altri invece sono, non so, i lineamenti Turboletti, che qui non eseguirò, però che chiude la playlist del CD, che ha scritto sopra un tema della Zelmira, che non è una delle opere più note comunque, seppure una delle più belle. Vorrei cominciare oggi con sentire tre pezzi. Uno di Marco Reghezza, uno di Pippo Molino e uno di Roberto Tagliamanco, che è presente in sala. E sono tre pezzi diversi tra loro, poi vi spiegherò ognuno nell'argomento opportuno. Adesso tengo a precisare quello che li unisce piuttosto che ciò che li divide, cioè che sono tutti e tre dei brani che fino dalle prime trasmettono l'idea. C'è un'idea musicale chiara su cui il compositore mi ha permesso di lavorare, poi al di là delle questioni di aggiustamento sullo strumento che sono poi venute da sé, appunto un'idea musicale chiara che è un po' come la luce che illumina il pezzo, ognuno dei tre pezzi dall'inizio alla fine, e seguendo la quale è anche difficile perdersi nell'interpretazione. E quindi è stato un tipo di lavoro che mi ha aiutato molto, i compositori hanno proprio colto bene come fare questo omaggio a Rossini in modo non scontato, non bellissimo, ma sempre molto personale, infatti io uso il suo stile in modo proprio peculiare, però in ogni pezzo c'è proprio una chiara idea dall'inizio alla fine. Il primo brano è di Marco Reghezza, Divertimento e fuga su due temi dell'italiano e dell'algerese. Il divertimento è la parte un po' più novecentesca del pezzo, e da questa prima parte tonale vedrete che nasce il tema di Rossini, così quasi inaspettato, del duetto I capricci della sorte, che è preso dal primo atto dell'italiano d'Algeri. Invece la fuga ha come soggetto la cartina di Lidoro, sempre dalla stessa opera, in realtà poi nell'opera è prima la cartina, e anche più una bella. Thank you.
Mm-hmm.